Prego, senatrice Paglini. Sì, onorevole Presidente e colleghi che state lasciando l'Aula, mi dispiace. È incredibile come questo Paese ci si abitui a tutto. I disastri sono così tanti di tale entità che un terremoto di 5.2 gradi della scala Richter quasi non fa notizia. Noi del Movimento 5 Stelle comunque non ci vogliamo abituare al degrado e al disagio e segnaliamo e denunciamo sempre. Ebbene, nella mia zona di provenienza, l'Alta Toscana, il territorio negli ultimi tempi è stato oggetto di diverse catastrofi fino ad arrivare... si sta parlando di un terremoto, di una zona abbastanza disastrata. Grazie Presidente. Per favore, rispettate chi sta parlando. Grazie. Prego. Dicevo che il territorio negli ultimi tempi è stato oggetto di diverse catastrofi fino ad arrivare al terremoto del 21 giugno che ha registrato il livello altissimo di magnitudo 5.2. Anche questa notte c'è stata un'ulteriore scossa del 3.5 e un'altra poche ore fa. I paesi della Garfagnana e della Lunigiana sono in ginocchio. Il sisma ha iniziato a terrorizzare la cittadinanza. Dal primo giorno ad oggi ha riscontrato più di 1.600 scosse ed alcune fortissime, 4.2, 4.4, come quella che due domeniche fa ho avuto modo di avvertire proprio mentre stavo visitando la zona. Il paese di Regnano e tutti i dintorni hanno tremato all'inverosimile, praticamente il cuore dell'epicentro. Secondi interminabili che vi assicuro non si dimenticano. Avete presente un urlo che viene dal centro della terra? Alla fine non si capisce se terrorizzano di più le cose che si muovono intorno e crollano o il grido della terra che strazia i timpani. E quando tutto intorno si alza la polvere, allora comprendi meglio il perché degli sguardi impauriti dei cittadini. Nei comuni di Fivizzano, Casola, Minucciano, Giuncugnano le persone vivono ogni attimo come il momento in cui può verificarsi una nuova scossa. A Monzone, Gragnola, Codiponte, Equiterme, Vigneta, Regnano gli abitanti ormai rassegnati dormono nei centri allestiti dai volontari per le emergenze o nelle loro auto. La maggior parte della popolazione è costituita da persone anziane e soprattutto donne che hanno abitudini ben radicate e un attaccamento al territorio comprensibile. Infatti molti di loro hanno animali da accudire e campi da coltivare. Pertanto è scontata la loro diffidenza a trasferirsi in centri RSA. La Lunigiana e la Garfagnana sono località incastonate nell'interno dell'Alta Toscana, territorio legato da una forte tradizione rurale, paesini che sembrano presepi, con tanto di borghi, castelli e pieve romaniche di rara bellezza. Dalle prime dichiarazioni del capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che aveva inizialmente utilizzato la parola non evento per catalogare tali avvenimenti, si pensava che il sisma non avesse avuto gravi conseguenze. Ebbene, oggi, dopo aver doverosamente visitato, certo non esclusivamente dall'alto con l'elicottero, questi comuni e le loro singole frazioni, è evidente il disastro abitativo. Infatti alcuni borghi sono dichiarati zona rossa. Tra Lunigiana e Garfagnana ad oggi sono inagibili quasi 1.000 abitazioni. Ieri il senatore Barani diceva di rimpiangere Guido Bertolaso. Noi oggi diciamo che la Lunigiana ha già abbastanza disastri così di suo e ci auguriamo per quei territori di non vedere mai più persone inadeguate in azione né promesse spot di dentiere nuove alle vecchiette da parte di politici patetici. Per tale disastro è stato decretato pochi giorni fa lo stato di emergenza. Arriveranno i 5 milioni di euro promessi dal governo? E se sì, quando? Abbiamo comunque un dubbio, queste risorse non saranno sufficienti a soddisfare gli impegni per la ricostruzione, visto che il sisma sta continuando in maniera incisiva e i danni stanno aumentando di giorno in giorno. I cittadini colpiti dal sisma vorrebbero tornare alla normalità. Solo se verranno adottate realmente tutte le misure necessarie si potrà dire di aver fatto il nostro dovere. Quindi ricostruzione subito e messa in sicurezza degli edifici. Il Movimento 5 Stelle vigilerà e non lascerà soli gli abitanti così provati di Lunigiana e Garfagnana. Grazie Presidente. Grazie.